Ciao ragazzi, oggi siete in compagnia di Alex Baldo e vi parlerò di cos'è l'Aikido, un'arte marziale giapponese che fu fondata dal maestro Morihei Ueshiba a fine 800. Infatti la parola Aikido vuol dire la via dell'energia e dell'armonia, perché non si usa la forza propria, ma si usa la forza del nemico e se la riscaglia contro. Il fondatore dell'Aikido ha pensato a questa arte marziale come un'arte di difesa e non di attacco, perché quando si attacca l'avversario, poi si passa nella parte del torto. Prima di procedere a fare qualsiasi cosa, bisogna fare il saluto al fondatore dell'Aikido. Fondamentali nell'Aikido sono le cadute. La caduta in avanti si chiama Mayokemi. Invece, la caduta in indietro si chiama Shirokemi. Adesso vi farò vedere una piccola dimostrazione di una tecnica di Aikido con le armi. Questo si chiama Jo ed è il bastone. Rokuno Jo, Kata, Ich, Ni, San, Shi, Go, Roku. Ich, Ni, San, Shi, Go, Roku. Adesso vi farò vedere i principi dell'Aikido, che sono i Tai Sabaki, che consistono in una serie di movimenti. Adesso vi farò vedere il primo, Tsukiyashi. Ich, Ni, Ich, Ni, Ich, Ni. Il secondo, Irimi. Ich, Ni, Ich, Ni, Ich, Ni. Il terzo, Tenkan. E infine il quarto, Irimi Tenkan. Adesso vi farò vedere una tecnica chiamata Achi no Suguri, per cui devo usare il Ken, che vuol dire spada in giapponese, a differenza del Jo che ho usato prima. Ich, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shichi. Vi starete chiedendo che cosa significano quelle parole che accompagnavano gli esercizi. Non vogliono dire altro che numeri in giapponese. Adesso conterò da 1 a 10 in giapponese. Ich, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shichi, Achi, Kyu, Ju. Io potrei contare anche fino a 100, però non voglio annoiarvi. Ora vi saluto e ricordate, l'Aikido è la via dell'armonia e dell'energia. Domo arigato, cos'è masta?